28, a Priverno in provincia di Latina. Alberto, 45 anni, Biella per Avibrain e invece a Torino come consulente indipendente. Francesca, 25, Lattinara. Mauro, Canazza e CSRL. Alessandro, 28, a Biella. Sono Roberta, non si chiede l'età però, eh. Presidente della cooperativa Tanti Intenti. Mi occupo del reparto amministrativo fondamentalmente. Diciamo che ho fatto un anno accademico nelle scuole e ho iniziato da un paio di mesi a lavorare con i rifugiati. Sono responsabile marketing e comunicazione. Allora, la prima cosa che faccio, un saluto. Si comincia con l'andare ad osservare quali sono le criticità della giornata. Mi aggiorno sul contesto lavorativo, cosa è successo ieri, cosa si fa oggi. Si risponde al telefono, quindi eventuali criticità. Si risponde alle mail. Però io mi occupo della parte di comunicazione e marketing dell'azienda, quindi mi occupo di tutta la parte di pubblicità, promozione, su qualunque mezzo. È un lavoro molto dinamico, nel quale non ci si annoia mai perché si fanno diversi tipi di attività. Tira in ballo un po' il percorso di studi che ho fatto. E poi mi occupo anche di fare delle offerte ai clienti per cercare di essere il più appetibili possibile. Contabilità, quindi anche una parte della giornata deve essere dedicata a quello. E poi entro subito in gioco, mi relaziono con le persone. Ho informazioni dirette da Informa Giovani e dall'Unione Industriale Biellese. Tramite la CNA di Biella? Direttamente dall'Informa Giovani. Ma in maniera abbastanza singolare. È attraverso il master che ho fatto l'anno scorso. Ho una locandina attaccata nella bacheca di un pub una sera. A 3 giorni dalla chiusura dello stage una mia amica mi ha contattato dicendomi di questa opportunità. L'ho saputo in modo informale. Sono andata in visita a Città Studi e lì ho visto il bando di concorso. In quel momento non potevo partecipare, ma l'ho tenuto per l'anno successivo. www.informagiovanibiella.it. Sono andata a cercare su internet le modalità di consegna dei documenti. Chiaramente ho preparato un curriculum. E poi le lettere di presentazione. Per maggior sicurezza sono andata direttamente all'Informa Giovani a chiedere allo sportello cosa dovessi fare. Quindi ho preparato tutti i documenti e poi li ho inviati tramite mail. info@stagequalita@comune.biella.it. Forse lo stage di qualità era l'unica fortuna che qui potevo trovare. E ho deciso di partecipare. Beh, ho partecipato al bando e ai colloqui, è andata bene. Sono stata poi contattata via mail prima dall'Info Giovane avvisandomi che sarei stata contattata dall'azienda, poi dall'azienda stessa. Mi è piaciuto molto di Paola, è stato il suo background culturale. Mi ero riportata anche tutto il materiale, curriculum vitae, lettera di presentazione e a quel punto il colloquio l'ho fatto con entrambi i soci. Per la sua professionalità si è dimostrata determinata, ma io ho letto dietro gli occhi l'umiltà della persona. No, il colloquio è stato abbastanza anche informale, direi. Di elencarmi in ordine decrescente le 3 motivazioni che spingono una persona ad alzarsi la mattina ed andare al lavoro. Semplicemente mi dà un'indicazione per capire quali possono essere le motivazioni che per quella persona sono quelle più sensibili. Mi ricordo che mi hanno addirittura offerto biscotti. Quindi è importante capire quali sono le motivazioni che spingono una persona ad andare al lavoro. Insomma, è andata bene. Ho fatto affidamento sulle mie competenze, sulle mie capacità, soprattutto relazionali, senza stare a prepararmi in modo particolare frasi fatte o cose strane.
modo particolare di Alessandro, il progetto era molto generale sulle nuove tecnologie, viste le sue competenze l'abbiamo specializzato e un po' più orientato sulla parte legata alla didattica. Sono andato così, in modo molto naturale. Quindi mettere a proprio agio il candidato, in questo caso Francesca, e capire quanto si può in quei pochi minuti che ci sono a disposizione. Piacevole. Di primo impatto mi è sembrata la più determinata. Sono trovata subito a mio agio e... E successivamente ai colloqui era la più determinata. Mi è sembrato di essere sulla stessa lunghezza d'onda del mio capo, quindi mi sono trovata bene. Quindi avere persone che sono dotate di energie, di forma mentis innovative, non possono far altro che far bene all'azienda. Avere la possibilità di conoscere persone che magari per i titoli di studio che hanno, per l'esperienza, da noi non arriverebbero nemmeno a fare un colloquio, ma in questo modo incontriamo persone diverse in ambiti diversi, utili anche a portare ad arricchire le competenze e le risorse della cooperativa. Mi sono trovata molto bene e non ho avuto nessun tipo di difficoltà. Beh sì, da un punto di vista tecnico non era, diciamo, proprio il mio settore di origine, ho avuto un po' di difficoltà nell'entrare, ecco, nel contesto informatico in un qualche modo, però insomma si è risolta e si sta risolvendo pian piano col tempo. Non posso dire di aver mai avuto paura, però era chiaro che c'era un'incognita, ecco, c'era un'incognita sul futuro. Un po' per tu, c'è una condizione che vivono in molti, ma non ho mai avuto paura, se devo dire la verità, cioè sono sempre andato un po' alla ricerca delle opportunità, quel che si trova, non bisogna aver paura. Di non essere in grado di svolgere, insomma, quelli che erano i ruoli. Sì, diciamo che all'inizio non sapevo bene con chi avrei lavorato e quindi ero un po' preoccupata, diciamo, magari dai colleghi, ecco. Il ruolo del tutor è quello di formare il giovane. Il giovane si approccia ad un mondo di lavoro con un bagaglio teorico notevole, magari molto più del tutor, come nel mio caso, ma nessuna esperienza. Accompagnare lo stagista in un percorso formativo, assolutamente, sia per il benessere dell'azienda per la quale sta lavorando, ma per la propria cultura, quindi per poter usufruire delle capacità, delle conoscenze del tutor e farne tesoro, quindi è un'integrazione. Il tutor a sua volta impara. Ma come mai proprio me? Mi ha aiutato a essere più professionale sicuramente, perché per la prima volta comunque mi sono interfacciata con il mondo del lavoro in modo serio. Allora, lo consiglio a tutti, perché comunque è un'esperienza valida, pulita e dà anche buoni risultati, insomma. Stimolante. Dinamicità. È un'opportunità. Innovazione. Una risorsa. Esperienza. Una condivisione. Relazioni umane. Lavoro. Formativa. Cordialità. Utile. Trasparenza. Soddisfacente. Voilà, finito! Mi sembra strano che questo progetto venga visto come un progetto. Questa dovrebbe essere la consuetudine, dovrebbe essere una cosa che qualunque governo e qualunque nazione civile dovrebbe portare avanti indipendentemente da il progetto, perché è fondamentale trovare delle analogie fra mondo del lavoro, scuola, sociale e stage di qualità. Il lavoro è possibile.